alcune novità nella formazione rispetto al solito. Radovanzo, ad esempio, come commentavamo prima, noi è parso di gran lunga uno dei migliori in campo. Quindi lei l'aveva detto, mi sembra, 10 giorni fa, che lo sta vedendo molto bene. È cresciuto ancora, Radovanovic le ha soddisfatta, come ha convinto noi? Penso, direi decisamente di sì, ha fatto una grandissima impostazione sia in interdizione che nel proporre il gioco, è stato bravo, molto molto bravo. Quindi questo trio di centrocampo potrebbe essere al momento quello che dà più garanzie? No, oggi mi serviva un certo tipo di giocatore, pensando alla posizione che poteva prendere Schneider, vedendo Radovanovic molto bene, che sta veramente crescendo, e darci qualche geometria in più, Porcari quel dinamismo che ci garantisce, equilibri. Però noi abbiamo detto, noi siamo una squadra fatta per l'obiettivo della salvezza, abbiamo cercato di innalzare il livello di tutti i componenti della rosa. E quindi c'è questa intercambiabilità senza che si risenta troppo se c'è gioca uno o l'altro, ma non sarà un trio fisso. La rotazione faccio prima perché se fuori giocatore come Maianini che mi ha sempre dato delle garanzie straordinarie, quindi non cambia nulla. Certo. Okay.